quanti turisti state vedendo? Beh, quest'anno abbastanza, diciamo più dell'anno scorso, contando il Covid. E noi lavoriamo tantissimo con gli uffici sono quasi tutti vuoti, causa Covid, sono tutti smart working. Più o meno abbiamo lo stesso lavoro degli altri anni, mancando la nostra base, quindi significa che il turismo c'è. Sentendo un po' gli accenti, più italiani o più stranieri? Sia italiani che stranieri, però quello che noto è che è un turismo di passaggio, cioè loro magari, non so, dormono qui vicino, nelle città qui vicine, quindi vengono perché hanno la curiosità di visitare Arezzo, ma è una cosa di passaggio e sono contenti perché comunque la città è bella. Da dove arrivate? Provincia di Pisa. Pisa, siamo quindi Toscana. Toscani, sì. Ecco, perché avete scelto Arezzo? Vicino, poi non ce l'ho mai stato. Che ne pensate? Molto bella, molto interessante, una città tranquilla dove si vive bene una giornata in tranquillità e insomma scoprendo cose nuove. Vicenza. Vicenza, quindi un'altra patria dell'oro come Arezzo, insomma. Ecco, che ne pensate della città? Beh, è bellissima, io ogni volta ci torno, però è stupenda. Ci torno sempre volentieri, poi a noi piace visitare, controllare, guardare i resti e tutto, bello. Sì, vacanze in Italia, comunque siamo qua perché c'è la sorella. Ah, quindi c'è anche una parentela. Esatto, siamo qui a trovarla. Ecco, cosa ne pensate di Arezzo? Magari la conoscevate sì, già. Sì, sì, no, è una delle città più belle in assoluto e poi come qualità della vita è nettamente superiore alla media dell'Italia, secondo me. Tranquilla, ordinata, pulita, quindi bella. C'è un po' di tutto, quindi sicuramente chi vive qua è fortunato. Sì, devo dire che siamo molto contenti di questo afflusso. Praticamente è cominciato a luglio e per poi ha avuto un exploit ad agosto. Sono dei forestieri ma anche turisti europei e quindi ecco, non ce l'aspettavamo neanche noi. I centri vengono premiati, Arezzo poi è una perla, insomma. Sì, devo dire che è veramente un bijou. Poi con questa possibilità che abbiamo avuto di mettere anche i tavoli in piazza, ha avuto tantissimo riscontro, addirittura vengono anche da fuori, da Firenze, insomma dalla Toscana, perché siamo venuti a conoscenza di questi aperitivi nella Piazza Grande, questo allestimento bellissimo in una cornice straordinaria.